Salieri ai nostri microfoni l'ha anticipato, purtroppo dobbiamo commentare un'altra sconfitta in casa, i segni premonitori della settimana, le cose forse non sono stati sufficienti. No, cioè abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, io su questo a livello tecnico abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto delle azioni pregevoli, sicuramente meglio di altre partite è stata giocata, avevamo di fronte un avversario in grande salute che ha trovato canestro da più giocatori, ecco noi siamo mancati nel momento dove dovevamo stringere di più, quarto siamo calati. Siamo calati a livello di scelte più che di situazioni, perché la difesa l'abbiamo tenuta a una grande intensità e abbiamo fatto molto bene. Abbiamo alternato delle buone cose a delle giocate assurde e questo vuol dire che abbiamo da lavorare tanto. Cioè, oggi abbiamo un rendimento ondivago, anche se possiamo fare delle buone partite. Come anche questa è stata un'ottima partita, però non siamo ancora totalmente squadra, perché in certi frangenti anteponiamo delle giocate personali a quello che deve essere il bene della squadra o la giocata di squadra, e questo è purtroppo in una squadra che vuole fare un campionato di vertice è fondamentale. A un certo tratto abbiamo rivisto gli incubi di Faenza, una partita che non abbiamo chiuso, lì siamo stati anche sfortunati, ad esempio Varaskin ha messo tre triple che erano già dentro e poi sono uscite, e poi lì dopo siamo andati, come hai detto, in difficoltà, siamo andati un po' sopra le righe, non abbiamo giocato di squadra cercando di risolvere personalmente e abbiamo preso un break pesante da recuperare. Certo, questo rispetto alla partita che abbiamo giocato con Faenza, questa era più una partita molto più in equilibrio, perché praticamente ci siamo portati dietro per tutta la partita, il break che abbiamo dato all'inizio della partita, quando abbiamo sfruttato il quintetto con i due lunghi contro un quintetto piccolo loro, e loro sono stati bravi a rimontare questo nell'ultimo quarto, hanno trovato dei canestri importanti anche da Caceres, e questo li ha messi in fiducia, e soprattutto noi in attacco abbiamo fatto 3-4 scelte che ci hanno causato delle palle perse e anche tiri fuori del contesto, che in una partita del genere vanno gestiti meglio e con più raziocinio. Ecco, che altre difficoltà abbiamo trovato? Ma io direi principalmente queste, perché non vado a vedere se uno oggi ha fatto più canestro o meno, perché come dici tu abbiamo fatto delle buone azioni, anche i canestri, i tiri che ha sbagliato Varaskin erano tutti tiri ottimi, aperti, e sono usciti proprio per un soffio di fortuna, perciò io su questo non vado a dire, vado a fare un ragionamento mio, che per competere ad alto livello dobbiamo eliminare questi personalismi che purtroppo ancora oggi abbiamo. Abbiamo perso un punto in media inglese, dobbiamo andare a recuperare, fortuna si va in trasferta. Sì, vabbè, adesso questa è una battuta purtroppo giusta, però dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo tornare nella nostra, non dico mediocrità, però nella nostra palude, dove per emergere devi fare fronte a più lavoro, a più convinzione e a più umiltà. Ecco, questa è una caratteristica che dobbiamo mettere assieme. Non mi resta che augurarti buon lavoro allora. Grazie. Coach Talarit, coach Paternoster, ai nostri microfoni, innanzitutto ti faccio i complimenti per la prova dei tuoi ragazzi e la prova della tua squadra in una situazione non certamente facile, però avete confermato qui che siete in un gran momento. Non è facile vincere Orzinuovi, non è facile affrontare questa squadra in questo momento. Orzinuovi, non la scopro io, è una delle squadre più forti di questo girone. Detto questo, noi venivamo da una settimana difficile in cui ho dovuto subire l'assenza forzata sia di Cacace che di Chinellato, che hanno avuto problemi importanti, però Cacace mi ha risposto con una grandissima prestazione, anche lo stesso Chinellato. Questo ha dettato il quintetto, lo starting five particolare con i quattro bassi, quattro piccolini,
però siamo stati altresì molto bravi ad attuare il nostro piano partita per tutta la gara, a non disunirci nei momenti di difficoltà. Le nostre scelte sono state premiate, abbiamo sofferto tantissimo al rimbalzo, anche perché Brunetti ha giocato pochissimo, che avrà sicuramente una frattura del setto nasale, però ci siamo uniti nei momenti di difficoltà, siamo stati insieme e abbiamo continuato a esprimere il nostro basket e alla fine il risultato ci ha premiato. Ti sei costruito una carriera al sud, come dice un famoso film, benvenuto al nord. Che campionato stai trovando? Allora, sto trovando un campionato davvero molto equilibrato, su tutti i campi veramente puoi vincere e puoi perdere, non esistono squadre o partite semplici. Una maggiore rispetto al girone D, sicuramente una maggiore fisicità, e su alcuni campi, tolto forse Orzinuovi dove obiettivamente c'è un bel pubblico, c'è un bel tifo, su altri campi invece non c'è tantissimo tifo, quindi hai sempre la possibilità anche di poter giocare veramente a viso aperto con tutte le squadre, quindi è un campionato davvero equilibrato, saranno i particolari a fare la differenza e dobbiamo continuare così. Quali sono le ambizioni dell'Ecco? Le ambizioni dell'Ecco noi non ci nascondiamo, noi vogliamo provare, vogliamo fare i playoff, vogliamo arrivare a fare i playoff, vogliamo arrivarci nel migliore modo possibile. Ho una squadra giovane dove i nostri giovani devono crescere, avremo il tempo per farlo crescere e con l'arrivo di Marinello abbiamo sistemato appunto, abbiamo secondo me trovato la quadratura, ci mancava un giocatore capace di prendere vantaggio con la palla in mano, di attaccare il pick and roll in determinata maniera e quindi oggi posso dire che siamo una squadra competitiva ma che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Ti ringrazio e ti faccio i complimenti. Grazie.